Ciao a tutti, ben ritrovati o benvenuti dopo questa lunga assenza. E eccoci qua finalmente con un nuovo video e per iniziare quella che sarà la nuova serie di video per il canale, appunto. Oggi nello specifico parleremo di impasto e conservazione dell'impasto in frigo, quindi la gestione dell'impasto tramite la tecnica del freddo. Ci sono un po' di cose da dire, vedremo quindi quelli che sono i vantaggi, nonché gli svantaggi nell'utilizzo del frigo, qualche curiosità che forse non conoscete a proposito dell'utilizzo di questa tecnica che magari potrebbe tornarvi utile. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale, così da rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, e possiamo cominciare, finalmente. Principalmente il freddo svolge due funzioni fondamentali. La funzione primaria è quella di rallentare la fase di lievitazione. Attenzione, ho detto rallentare e non fermare. Infatti ricordiamo che quando un impasto viene messo in frigo, tramite il raffreddamento, i lieviti cominciano a lavorare più lentamente, ma non arrivano mai a un blocco totale, a meno che l'impasto chiaramente non venga congelato. Quindi questo rallentamento dell'attività dei lieviti dovuto appunto al raffreddamento è sicuramente la parte fondamentale per cui si va a utilizzare il frigo, anche se c'è un altro fattore secondario che riguarda invece la struttura. Infatti il freddo tende a irrigidire di più la struttura di un impasto, quindi a conservarne meglio la forma, e può portare a dei vantaggi, così come anche degli svantaggi, che analizzeremo nel seguito del video. Quindi andiamo a vedere ora quelli che sono i vantaggi nell'utilizzo di questa tecnica. Prima di tutto, grazie al rallentamento della lievitazione, possiamo avere un grande vantaggio in termini gestionali del nostro impasto. Infatti sappiamo che per quel lasso di tempo il nostro impasto non uscirà fuori lievitazione, cioè non lieviterà troppo, essendo sottoposto a una temperatura bassa e costante nel tempo, che quindi anche la sua struttura rimanga il più intatta possibile e possa quindi preservare le caratteristiche ottimali per la sua cottura. Insomma, una volta che noi prendiamo il nostro impasto e lo riponiamo in frigo, sappiamo che per un determinato lasso di tempo, 24-48 ore, la sua struttura non sarà sensibilmente intaccata, o comunque avremo una struttura molto meno compromessa rispetto allo stesso impasto che viene lasciato a temperatura ambiente per lo stesso periodo di tempo. Il che ci porta quindi in termini di tempistiche a poter ad esempio realizzare un impasto un giorno prima, due giorni prima, per poi andarlo a utilizzare, il che risulta molto importante non tanto per l'uso domestico ma soprattutto anche a livello ristorativo, quindi in una pizzeria quando c'è bisogno di organizzarsi lo si può fare, diciamo, con un largo anticipo, che appunto consente di avere una gestione delle tempistiche e dell'impasto stesso sicuramente più facile. Un altro vantaggio direttamente collegato a questo è la conservabilità dell'impasto. Infatti un impasto realizzato in questo modo avrà la possibilità di essere utilizzato più a lungo rispetto ovviamente a un impasto realizzato a temperatura ambiente, in cui appunto la sua vita, cioè il periodo di tempo in cui può essere utilizzato, è sicuramente più breve, visto che una volta che esce fuori lievitazione, che ha lievitato troppo, che la sua struttura è troppo compromessa, si avrà un impasto, diciamo, molto differente rispetto a quello che sarebbe servito normalmente. Quindi un impasto a temperatura ambiente possiamo servirlo quando è pronto, ma è difficile che potremmo avere lo stesso risultato se lo serviamo 12 ore dopo. Questo invece si può fare con un'adeguata gestione con l'utilizzo del frigo, quindi un fattore molto molto importante sicuramente per evitare anche quelli che sono gli sprechi. Come abbiamo detto, però, il freddo agisce anche su quella che è la struttura dell'impasto stesso, la irrigidisce. Poi è chiaro che quando viene tolto dal frigo, piano piano riprenderà temperatura e la sua struttura, maggiore sarà la temperatura, quindi maggiore si alzerà la temperatura dell'impasto, tenderà ovviamente ad essere più soffice, a rilassarsi. Comunque, fin quando la temperatura rimane bassa e quindi l'impasto sta in frigo, la struttura proprio a livello di forma dell'impasto tenderà a cambiare poco, a meno che non si tratti di impasti molto idratati che, anche nonostante il freddo, è possibile che perdano la loro struttura. Diciamo che a parità di uno stesso impasto, quello che viene lasciato in frigo rispetto a quello che viene lasciato a temperatura ambiente manterrà una struttura più solida nel tempo. E ricordiamo che un impasto, prima dell'essere cotto in linea generale, ha bisogno di prendere temperatura, quindi non è proprio consigliatissimo prendere un impasto direttamente dal frigo, che magari sta a 10-12 gradi, e andarlo subito a cuocere. Ci sarà bisogno di un certo periodo di tempo affinché questo impasto prenda temperatura. Anche questo può rappresentare un vantaggio, perché possiamo decidere la temperatura a cui andremo a utilizzare il nostro impasto. Insomma, se noi andiamo a fare un impasto a temperatura ambiente e nel nostro ambiente di lavoro ci sono 24 gradi, sappiamo che quell'impasto non potrà mai scendere sotto i 24 gradi. Viceversa, se abbiamo realizzato un impasto a temperatura controllata, lo leviamo dal frigo e lo mettiamo in un ambiente a 24 gradi, sappiamo che dalla temperatura del frigo a cui è stato tolto
salirà di temperatura fino a raggiungere quella dell'ambiente di lavoro. Quindi questo ci permette di scegliere quella che sarà la sua temperatura di utilizzo. In che modo? Semplicemente aspettando che questo piano piano prenda temperatura e misurando appunto la temperatura dell'impasto con un termometro. Questi erano quindi, diciamo, i lati positivi nell'utilizzo del frigo, i vantaggi che si possono avere, quelli che sono i punti che possiamo sfruttare a nostro favore. Ovviamente ci sono anche degli svantaggi, fra virgolette, o comunque sia dei punti a cui bisogna stare attenti. Il primo fra tutti è l'utilizzo di un impasto freddo. Infatti spesso utilizzando il frigo c'è chi prende direttamente l'impasto dal frigo e lo va a cuocere. In linea generale è sempre meglio che l'impasto abbia un po' di tempo a temperatura ambiente. Il tempo ovviamente può variare, dipende dall'ambiente di lavoro, dalle temperature, da dove viene rimposto l'impasto, ma ha bisogno di prendere temperatura prima di essere cotto. Una temperatura di almeno 18 gradi, almeno per mia esperienza personale, è, diciamo, il minimo da cui partire per poter cuocere ad esempio una pizza. Se ovviamente si sta parlando di una cottura adeguatamente lunga, quindi di una pizza cotta, diciamo, in maniera classica, che viene cotta all'incirca a 350 gradi per 2 minuti e mezzo, 3 minuti. Diverso è ovviamente il caso in cui si vada a parlare ad esempio di una pizza napoletana che deve essere cotta in 1 minuto e mezzo, 2 minuti al massimo, a temperature che arrivano a 450. In quel caso la cottura sarà molto veloce e c'è bisogno di un impasto che al suo interno non sia troppo freddo, in modo che l'impasto possa essere cotto in maniera ottimale, evitando quindi tutti quelli che sono problemi di digeribilità dell'impasto, ma anche di texture, quindi al morso, che l'impasto risulti scioglievole e non gommoso. In questo caso, per una pizza napoletana che deve essere così cotta, io mi orienterei sicuramente per temperature del panetto superiori a 20 gradi. Quindi un punto fondamentale quando si va a utilizzare il frigo è stare attenti a non andare dopo a utilizzare l'impasto freddo quando si va in cottura, o comunque sia non appena preso dal frigo. Diciamo che non dà veramente in linea generale risultati entusiasmanti. Un altro problema invece è quello di avere un impasto non lievitato. Questo accade perché spesso ci si dimentica che mettendo l'impasto in frigo è vero che non si blocca totalmente la lievitazione, ma la lievitazione va veramente molto molto lenta. Quindi è sempre bene, prima di andare a mettere l'impasto in frigo o dopo, quando si voglia, che l'impasto abbia avuto un adeguato periodo di riposo a temperatura ambiente, in modo che i lieviti abbiano potuto lavorare in maniera, diciamo, efficace, quindi abbiano potuto produrre all'interno dell'impasto, diciamo, quel rigonfiamento dovuto ai gas e quella fermentazione che porta all'impasto sia il sapore ma anche quella struttura che in un secondo momento, quando andremo a cuocerlo, farà sì che l'impasto si possa cuocere bene e possa quindi essere buono sia dal punto di vista del palato e salutare, nel senso di facile digeribilità, perché un prodotto ben cotto è un prodotto sicuramente più digeribile di uno che è rimasto semicrudo al suo interno. Un altro errore, fra virgolette, un altro problema che è nato con l'utilizzo del frigo sono stati gli impasti supermaturati, quindi impasti lasciati all'interno del frigo per ore, giorni, spesso per appunto periodi troppo prolungati. Infatti lasciare un impasto 4-5 giorni in frigo non porta, diciamo, differenze sostanziali, almeno dal punto di vista della qualità. Si rischia solo di avere un impasto vecchio, un impasto che non riesca più ad avere una struttura adeguata per la cottura, che quindi venga cotto male, che sia gommoso al palato, e quindi quasi sicuramente un impasto non più di qualità, come molti invece si aspettano. Insomma, l'utilizzo del frigo va benissimo, posto che serva ad agevolare il lavoro, a migliorare quelle che possono essere le caratteristiche dell'impasto in alcuni casi, ma non pensatela come una scatola magica nel quale mettete il vostro impasto là per 4-5 giorni senza un'adeguata lievitazione, senza un adeguato controllo delle temperature, eccetera, e una volta tolto da là sarà più buono. Non è esattamente così. Un altro piccolo appunto che volevo farvi è che in questo video, diciamo, che ho dato per scontato che il frigo che viene utilizzato solitamente è un frigo alimentare, quindi con temperature inferiori ai 6 gradi 4 3 4 gradi. Ciò non toglie che si possano utilizzare frigo con temperature più alte, quindi 10 gradi 12 gradi. Quello che semplicemente dobbiamo stare attenti se utilizziamo un frigo con temperature più alte sta appunto nel capire che la lievitazione avrà un rallentamento minore rispetto che se utilizziamo un frigo da 3-4 gradi. Nulla ci impone di dover utilizzare per forza un frigo che va da 3-4 gradi. Semplicemente si opta per questa scelta perché sono i frigo più facili da trovare ovunque, sono i classici, la classica temperatura dei frigo appunto alimentari, e soprattutto perché dà proprio un drastico cambio di temperatura che fa sì che l'impasto si possa raffreddare in maniera efficace. Una cosa importante inoltre che dovete ricordarvi è che la massa dell'impasto influisce per quanto riguarda la velocità di fermentazione. Cosa vuol dire? Che più un impasto è grande, quindi prendete una massa di impasto unica da 25 kg che viene messa all'interno di un frigo, avrà necessità di molto più tempo per raffreddarsi rispetto a magari una sola pizza, un solo panetto per pizza da 200
kg, quindi l'attività dei lieviti nell'impasto da 25 kg, anche se viene messo in frigo, sarà molto più attiva nel tempo rispetto al panetto singolo, perché le due masse avranno una temperatura di raffreddamento diversa. Piccolo accorgimento appunto sempre da tenere a mente. Per questo video questo è tutto, era un po' quello che volevo dirvi per quanto riguarda il frigo. L'utilizzo del frigo, appunto la tecnica del freddo, vantaggi e svantaggi. Spero vi sia stato utile, che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Ci vediamo presto per il prossimo video. Ciao a tutti.